Buon sabato telespettatori di Alte Valle News e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale. Diamo subito un'occhiata ai titoli di oggi. Gli agenti della Polstrada di Pontremoli hanno identificato ed arrestato tre giovani, tutti ventenni, che nei giorni scorsi hanno tirato sassi e limoni da un cavalcavia della A15. L'Argento Vivo di Bedogna è stato un successo, il carnevale ha preso il via alla grande ieri sera. Abbiamo partecipato anche ad un party esclusivo nella Venezia del tempo che fu. Da Sugremaro di Compiano ha preso avvio il carnevale itinerante, un lungo viaggio all'insegna dell'allegria che vedrà carri e maschere domani pomeriggio approdare a Bardi. La scuola materna Antonio Samorè di Bardi ha illustrato ieri sera Mani che pensano, progetto realizzato insieme ad una rete di scuole di montagna al cui interno si promuove la tecnologia. Sull'ultimo numero in edicola di Sport Week, l'ex portiere Ivano Bordon ricorda l'allenatore Eugenio Bersellini e racconta alcuni aneddoti legati all'indimenticato mister e a Borgotaro. Il Bosco del Ducato, un marchio territoriale importante per valorizzare le produzioni forestali delle province di Parma e Piacenza, tema di un incontro tenutosi presso l'Unione dei Comuni. Ben rientrati in studio, partiamo subito con la cronaca. Gettano sassi e limoni da un cavalcavia della A15. Tre ventenni sono stati arrestati dalla Polstrada di Pontremoli. Guardiamo insieme il servizio. Ottimo lavoro della Polstrada di Pontremoli che dopo alcune denunce da parte di automobilisti colpiti da oggetti lanciati da un cavalcavia della A15 nel comune di Santo Stefano Magra ha arrestato i colpevoli. Si tratta di tre ragazzi, tutti ventenni, che il 15 febbraio scorso hanno deciso di tirare sassi e limoni contro le auto di passaggio. Una di queste, centrata in pieno, si è ritrovata con il parabrezza sfondato. Fortunatamente illesi ma terrorizzati gli occupanti del mezzo che hanno immediatamente contattato la stradale. Gli agenti, messisi subito al lavoro in pochi giorni, sono risaliti agli autori del deprecabile gesto. Argento Vivo è stato il tema con il quale Bedogna ha aperto la settimana dedicata al carnevale. Le nostre telecamere hanno poi immortalato un party esclusivo nella Venezia che fu. Moca Express Bialetti, dal carosello direttamente all'Argento Vivo di Bedogna. Di chi è stata l'idea? Della Letizia! Quest'anno Bedogna si veste d'argento e come potete vedere siamo alla Pergola e è stato organizzato il Gran Gala in Maschera. Siamo qua con Gerardo Piombo, presidente della Croce Rossa di Bedogna, e qualche commento riguardante la serata che sia fuori che all'interno è molto sentita come festa e stasera molto partecipata. Assolutamente sì, da ormai 6 anni Bedogna ha scelto di fare questo venerdì sul tema dei colori, quindi ogni anno diamo un colore diverso. Ricordo il primo anno quando la Proloco di Bedogna disse il bianco, è una sfida che è stata accolta sia dalla loro amministrazione comunale e per questi anni è sempre stato un successo. Questa sera Bedogna all'Argento Vivo, il tema che ritroviamo tra le vie del paese gremite di persone, e questa sera la novità è proprio questo Gran Galà al ristorante La Pergola, una location di eccezione con un addobbo assolutamente raffinato, molto partecipato e sicuramente apprezzato dai suoi fortunati ospiti. Buonasera, buonasera. È il pellicano, allora, che parla. Promemoria per il pellicano. Allora, prendiamo un tavolo per quattro, Franco al banco alle 14. Grazie Franco. Grazie Franco. Ciao. Ciao, ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Quest'anno Gran Galà avete appunto i costumi del carnevale di Venezia. Lo abbiamo scelto proprio per una ripartenza. Dopo gli anni del Covid abbiamo deciso di riprendere il primo costume che la Proloco di Bedogna ha fatto anni fa col bianco, modificandolo, quindi dandogli l'argento vivo,
proprio in un segno di ripartenza. Abbiamo iniziato con questo costume e ripartiamo con questo costume. Assolutamente sì, martedì comunque rimane un'istituzione, quindi il Carnevale di Bedogna il martedì si conferma con la sfilata dei bambini e dei ragazzi delle scuole e poi concludiamo come ogni anno con la nostra falò della vecchia. Da Sugremaro di Compiano è iniziato oggi pomeriggio il Carnevale itinerante che proseguirà domani a Bardi. Bianconiglio, hai partecipato alla sfilata, com'è andata? Siamo arrivati al termine di questa prima giornata del nostro Carnevale itinerante. È andata molto bene, molto partecipata. È la prima che si rifà dopo il post-Covid. Quindi siamo molto felici di esserci riusciti ad organizzarla e di aver avuto tutta questa presenza. Soprattutto siamo contenti di aver avuto il coinvolgimento dei genitori e dei bambini, perché sono quelle tradizioni che riteniamo vadano mantenute e portate avanti. Quindi siamo felicissimi per questa prima uscita e speriamo che si siano divertiti anche tutti i gruppi che hanno partecipato, di Albareto, di Bardi, Compiano, e anche i piccoli gruppetti che si sono formati all'istante per poter partecipare a questa giornata. E l'appuntamento domani è per? Allora, domani mattina il gruppo della Gondola si troverà alle 10 per poter andare a portare un saluto agli ospiti della casa di riposo di Compiano, perché riteniamo sia doveroso ricordarci anche di chi per tanti anni ha fatto questa festa e l'ha portata avanti. Quindi loro che non possono più uscire a vederci, è giusto andare noi da loro. Quindi domani mattina faremo un passo alla casa di riposo per poi recarci a Bardi, dove proseguirà questo carnevale itinerante. La sfilata a Bardi è prevista per le 14.30 e quindi sfileremo con i vari gruppi che saranno presenti a Bardi. Poi l'appuntamento è martedì pomeriggio a Bedogna. Sabato prossimo saremo ad Albareto, ospiti del comune di Albareto, con la Proloco che ha organizzato il carnevale, e termineremo domenica prossima a Santo Stefano d'Albareto. Benissimo, buon carnevale! Grazie mille anche a voi della vostra presenza, che ci ha fatto molto piacere. Il presidente della provincia di Parma e primo cittadino di Fidenza, Andrea Massari, è stato eletto ieri presidente dell'Unione Province d'Italia Emilia-Romagna. Nel suo discorso di insediamento, Massari ha voluto ringraziare Gian Domenico Tomei, presidente uscente, per il lavoro svolto e sottolineare il difficile momento che l'Europa sta vivendo. Ieri sera, a Bardi, è stato presentato il progetto Mani che pensano, portato avanti dalla scuola materna cardinale Antonio Samorè. Vediamo insieme il servizio che ci hanno preparato. Buonasera a tutti, siamo all'auditorium di Bardi, dove stasera si tiene un convegno sulle mani che pensano, un progetto ideato dalla scuola d'infanzia di Bardi. Attraverso la predisposizione di contesti che offrono bambini materiali di recupero, materiali naturali, materiali scarti di lavorazione, ovviamente non pericolosi, consentono loro di realizzare dei progetti, di scoprire, di esplorare, di costruire anche dei manufatti proprio inseguendo quelli che sono dei loro progetti, dove attraverso l'errore possono continuamente sperimentare anche le connessioni che si possono creare con questi progetti e affiancandosi, avvicinandosi così anche a quelli che sono i fondamenti
che predispongono poi per gli apprendimenti scientifici di un futuro, perché il tinkering, questa è la metodologia, che vuol dire proprio armeggiare in inglese, implica questa scoperta, questa esplorazione, questo trafficamento propedeutico proprio a consentire ai bambini di esplorare e di trovare le connessioni anche fisico-matematiche tra i vari elementi che vengono loro proposti. Benissimo. Senta, quando è iniziata questa idea di questo progetto molto bello, tra l'altro, perché coinvolge bambini molto piccoli? Sì, è nata a luglio, l'anno scorso, sì, a Borgotaro, quando appunto c'è stata questa idea di promuovere questo progetto e abbiamo cominciato a pensarlo innanzitutto, poi ad organizzarlo e adesso il progetto, ad esempio, Borgotaro è avviato, un progetto che dà tantissima soddisfazione perché coinvolge appunto, come diceva lei, i bambini in una fascia di età che è un po' difficile pensare che abbiano queste capacità, invece veramente i bambini stupiscono e sono poi, danno una grande soddisfazione, insomma io che lo sto sperimentando, per me è veramente un'esperienza bellissima. Lei sicuramente ha collaborato in questo progetto? Sì, allora la scuola dell'infanzia di Bardi ha partecipato con le scuole di montagna a questo progetto e anche noi siamo partiti, le insegnanti stanno facendo un corso molto interessante all'interno proprio di tutto il progetto che era stato programmato e stanno portando sui bambini questo modo di insegnare nuovo, modo di lavorare. E maneggiando, prendendo, e io noto che i bambini lo fanno molto volentieri, il creare cose li porta a scoprire il proprio sapere e quindi speriamo di poter continuare, stiamo allestendo anche qua nella nostra scuola un'aula tinkering, ci daremo da fare e speriamo di poterla realizzare. Le ultime tendenze moda, scoprile da GM Boutique in via Cesare Battisti a Borgotaro. Ogni assortimento è una sorpresa, con outfit moderni, di classe e raffinati. Da GM Boutique anche una vasta scelta di accessori da abbinare ai tuoi capi preferiti. È aperto al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 16 alle 19. GM Boutique veste la nostra Eleonora. Il forno Binacchi di Borgotaro ogni giorno prepara per voi pane di tutti i tipi, torte dolci e salate, pizze e focacce. Lo trovate in Viale Libertà 10 e nel nuovo punto vendita di Via Nazionale 30. 0525 96 458 0525 92 10 43 o 389 47 84 841. Progettiamo, personalizziamo e rendiamo unica la tua casa. Mobili Monteverdi de Re. Ci trovi località Follo di Bedonia con le migliori marche. Cucine Scavolini, Divani Calligaris, GSG, Altre Notti, Doimo Salotti, Divani Desirè, FGF Mobile e Camerette Colombini. Dal 1978 realizziamo la casa dei tuoi sogni. Mobili Monteverdi de Re. Contattaci ai numeri 0525 826 628 e 335 648 8375. A Bedonia, nel centro del paese, per l'ultimo saluto ai vostri cari in tranquillità e raccoglimento, trovate un luogo di pace e serenità. Onoranze Funebri Devoto, attiva dal 1987. Dapprima con Luigi ed ora con Giulio e la sua famiglia. Ha creato la casa del commiato, il Giglio, in via Piave, con servizio gratuito per i clienti. L'ex portiere Ivano Bordon, sull'ultimo numero di Sport Week, ha ricordato l'allenatore Eugenio Bersellini, indimenticato borgotarese che non mancava mai di ricordare le sue origini. Nel suo special settimanale Sport Week, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Ivano Bordon, portiere ed ex bandiera di Inter e Sampdoria. Bordon, ricordando un episodio che riguarda Eugenio Bersellini, calciatore prima e allenatore poi, originario di Borgo Valditaro, noto come il Sergente di Ferro, ne ha citato proprio le sue origini valtaresi. Ha detto, lui veniva dal Parmense, dalla Valtaro e ci parlava della sua infanzia. Una volta, in pieno inverno, siamo in ritiro ad Appiano e si rompe il riscaldamento. Gli diciamo, mister, fa un freddo boia, noi andiamo a dormire a casa.
Lui fa una faccia che non ti dico. Cosa? Voi siete dei giocatori con un sacco di vantaggi e benefici. Avete visto il film L'albero degli zoccoli? Bene, guardatelo e provate a pensare cosa direbbero quei contadini. Pensate ai loro stenti e ai loro sacrifici per dare da mangiare ai loro poveri figli. Non se ne parla, una coperta in più e buonanotte. Ha detto ancora Bordone, ricordando Bersellini, ho un ricordo buonissimo, mi ha dato fiducia e grazie a lui sono arrivato in nazionale. Grande educatore, duro, poche parole ma chiaro e onesto. Non guardava in faccia a nessuno. Lavoro, veloci e via. Anche a tavola non si perde tempo e si mangia in fretta. 10 minuti e basta. Il mio record è di 8 minuti. Lui era sveltissimo, dopo ogni portata mangiava una mela. Ma ci ha insegnato il senso del gruppo e del calcio e della vita. Il Bosco del Ducato, l'importanza della certificazione forestale e di un marchio territoriale per valorizzare le produzioni forestali delle province di Parma e Piacenza, è stato il tema dell'incontro svoltosi presso la sede dell'Unione dei Comuni a Borgotaro. L'importanza della certificazione forestale e di un marchio territoriale per valorizzare le produzioni forestali delle province di Parma e Piacenza sono state l'obiettivo di un progetto promosso dal GAL del Ducato e che è giunto a conclusione nel corso di un convegno tenutosi presso Palazzo Tardiani a Borgo Valditaro. Sì, oggi abbiamo voluto concludere con questo momento informativo, convegnistico, quello che è venuto fuori dal lavoro fatto sui temi del Bosco del Ducato. Il GAL ha voluto, tra le tante cose realizzate con l'ultimo PAL, portare avanti questi obiettivi, parlare di bosco come bosco per la valorizzazione e per, anche per la certificazione, che è il tema di oggi, parlare di bosco legato al tartufo, parlare di bosco legato al turismo, e quindi sono stati tanti temi che sul bosco sono stati valorizzati, tanti bandi che sono stati fatti. Oggi parliamo della valorizzazione invece dei nostri boschi sotto il profilo del legno, sotto il profilo della certificazione ambientale, e con questo obiettivo pensiamo che anche nella prossima programmazione si potrà continuare a dare continuità a queste tematiche importanti per il nostro territorio. Quali sono state le tematiche sviluppate nello specifico? Beh, dunque, è stata forte la volontà del GAL di partire proprio dalla base, quindi quello che esce fuori da questo progetto deriva dalle richieste degli operatori del territorio, che hanno voluto uno strumento di valorizzazione di marketing per dimostrare quello che loro sono capaci di fare sul nostro territorio. Da oggi il consumatore può fare la differenza acquistando un legno che proviene dalle nostre montagne e che è certificato PFC. La certificazione forestale dà garanzie, come dice il nome, certum facere, fornire certezze. Quindi certificare i boschi del Ducato non dà solo garanzia sulla qualità e l'origine del legno e dei prodotti di origine forestale, ma in pianura dà certezza sulla qualità del territorio, sul fatto che c'è un comportamento etico. E anche, per assurdo, le banche e gli imprenditori di pianura hanno certezza che investendo in questo territorio fanno qualcosa di positivo, non solo per loro stessi, ma per la comunità del territorio e di tutta l'intera regione. La pagina sportiva la apriamo con le anticipazioni delle partite di calcio in programma domani. Vediamo insieme il servizio. Domani in promozione il Solignano, penultimo in classifica, dovrà disputare un altro incontro tosto, visto che affronterà sul suo terreno di gioco la capolista Gotico Garibaldina. Sicuramente partita ardua, ma non impossibile per il Solignano, che ci ha abituato a colpi di scena. In prima categoria la Valtarese, reduce da un pareggio, giocherà contro Viadana, squadra che veleggia nelle zone basse della classifica, a differenza della Valtarese, che quindi dovrebbe agevolmente portare a casa il risultato. Il Terre Alte Berceto invece ospiterà il Montanara, penultimo. La settimana scorsa per il Terre Alte è finita con un pareggio e sicuramente domani cercherà di fare 3 preziosi punti.
In seconda categoria il Compiano, terzo in classifica e con una vittoria alle spalle, domani se la dovrà vedere con la capolista Skanderberg. La Folgore Fornovo invece, che si trova in undicesima posizione, se la giocherà con la seconda in classifica, il Mercury. Il Bardi, reduce da una sconfitta tonda, ospiterà in casa l'FC 70, mentre la Bedoniese, anche lei reduce da un KO casalingo, domani incontrerà l'Astra. La Bedoniese è penultima, mentre l'Astra si trova in sesta posizione. Infine, in terza categoria, il Valgotra ha disputato un incontro infrasettimanale con il Montebello, conclusosi 1-1. In classifica la squadra della Valtaro si trova in undicesima posizione. Le ragazze della Roby Profumi sono impegnate domani pomeriggio al Palaraschi di Borgotaro contro il Cesena. Dopo una settimana di stop, ritorna in campo la Roby Profumi e lo farà di nuovo in casa al Palaraschi domani alle 17.30. Ad essere ospite sarà Cesena, formazione che attualmente guida la classifica di questa seconda fase con 2 successi in altrettante gare disputate. Per la Roby Profumi la gara rappresenta un'ulteriore possibilità di conquistare la salvezza. Una vittoria permetterebbe alle ragazze del presidente del Nevo di guardare alle prossime sfide con maggior serenità. Ovviamente anche per Cesena varranno le medesime motivazioni e pertanto l'incontro sarà davvero avvincente e molto equilibrato. Il coach Allodi in questa settimana ha faticato non poco a poter far allenare le ragazze della Roby Profumi, complice diverse assenze per influenze, ma si spera che possano essere tutte quante recuperate per l'incontro di domani. Ha già giocato mercoledì l'Artarredo, che è stata sconfitta a Fidenza contro i secondi della classe Fulgorati Fidenza per 103-57. Il meteo offerto da Gli Amici di Isotta, in via Serpaglio a Bedonia. Per i nostri animali, propone toilettatura, accessori, mangimi e tanto altro. Le previsioni del tempo per domani, domenica 19 febbraio. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con schiarite nelle ore centrali della giornata. Le temperature minime risulteranno in salita con 2 gradi. Le massime si attesteranno sui 15 gradi. I venti, infine, saranno assenti. Il meteo è stato offerto da Gli Amici di Isotta, in via Serpaglio a Bedonia. Per i nostri animali propone toilettatura, accessori, mangimi e tanto altro. Per questa sera è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, buona domenica, ci vediamo direttamente lunedì alle 19.30 col consueto appuntamento Alte Valli News. Buona serata!